fare operare tutto lo locitorio municipio di București. Allora si sbaglia, fratello, tu non mi disegni, che sbaglia? Rida la luce che il popolo italiano è un rombo, oggi come ieri ai suoi ordini, ed è sicuro che la vittoria promessa è calda. Perché con Tangentopoli in Città del Vaticano. All'inizio del quinto anno di guerra, il Sommo Pontefice invia un messaggio al mondo per la pace e la giustizia tra i popoli. Impartiamo a tutti i nostri riflessi. Bisogna tenere fede ad una regola, cioè dobbiamo amministrare e rappresentare un popolo qual è e non quale potremmo. Scopre una cosa, che l'Italia è il paese politicamente più instabile del mondo. Governato da forze immature e da uomini legati a doppio filo a un passato politicamente ed economicamente fallimentare. Nessuno può stare a guardare di fronte a questo tentativo di lenta distruzione dello Stato pensando di esserne fuori.